Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta e tonno risottata. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti. Gli ingredienti sono tonno sgocciolato, pennette, acqua, sale, pepe, salsa di pomodoro, aglio, prezzemolo, olio e latte. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il prezzemolo. Lo andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il nostro prezzemolo. Senza sciacquare il boccale andiamo a mettere l'aglio e l'olio. E andiamo a insaporire per 3 minuti. Dopodiché velocità 1. Andiamo a rimuovere l'aglio. Andiamo ad aggiungere il latte. Il tonno. E la salsa di pomodoro. E cuociamo il tutto per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo l'acqua per la cottura della pasta. Il sale. E una spolverata di pepe. E andiamo a far bollire l'acqua per 7 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere la pasta. E la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La nostra pasta è pronta. Andiamo a impiattare. Pasta al tonno risottata. Grazie e alla prossima ricetta!